Ebbene sì, ti avevo detto che l'avrei guardato e l'ho guardato, anzi, riguardato. Allora, non so esattamente quando è uscito questo film, ricordo però che la prima volta che l'ho guardato ero una giovane single, incantata dalla bellezza di George Clooney, dal suo fascino, dal suo saperci fare con i bambini e dalla storia che nasce tra Michelle Pfeiffer e ovviamente George Clooney, che sono rispettivamente Melanie e Jack. Allora, questa è una scena del film. Ah, allora, di cosa parla Un giorno per caso? Ovviamente parla di una giornata di questi due genitori. Allora, sono caratterialmente agli antipodi tra loro perché Jack è un giornalista di cronaca, ha per le mani un caso scottante e la sua carriera in questo momento può avere una svolta che sta a lui decidere se positiva o negativa, perché purtroppo l'articolo che sta per uscire può essere gravemente smentito e quindi compromettere la sua carriera di giornalista. Cosa succede però? La sua ex moglie gli affida la figlia perché deve partire, si è risposata, deve partire per il viaggio di nozze e non può portarsi la figlia, quindi incarica lui di gestirla. Nel frattempo, Melanie è una madre single perché il padre, batterista che segue tour mondiali, insomma, è perennemente assente e i due si sono separati ormai da un po'. Lei ha il perfetto controllo della vita familiare di lei e il figlio. Lei è una donna tutto d'un pezzo, è una donna che per la paura di essere delusa, non vuole cedere a lusinghe, aiuti, avance e quant'altro. È una donna che ci tiene al suo lavoro, anche lei è una donna in carriera, è un architetto, mi pare. Anche lei comunque è una donna in carriera e la sua carriera le serve per mantenere un certo equilibrio familiare, soprattutto un equilibrio economico. È molto difficile guardare questo film oggi a quasi 42 anni con un bambino, perché quando lo guardavo da singolo, ovviamente mi colpivano altre cose. Adesso guardandolo a distanza di parecchi anni, mi sono resa conto che a colpirmi è stata la difficoltà dell'essere genitori e soprattutto la difficoltà dell'essere bambini. C'è sto tema dei bambini ultimamente che è ricorrente, io non lo so, vabbè, dell'essere bambini in una famiglia dove i genitori non stanno più insieme. Allora, metto giù il DVD perché inizio a... Allora, sono sincera, tu sai che io ho la lacrima facile, ma molto facile. In questo film la lacrima mi è scesa parecchie volte, ma non quando vedevo le difficoltà di entrambi nel cercare di mantenere una sorta di equilibrio, perché ad un certo punto si scontrano, incontrano e scontrano, insomma, e si ritrovano ad avere i figli appioppati durante la giornata, una giornata lavorativa. Quindi decidono di darsi una mano a vicenda. Ovviamente la cosa è difficile per entrambi. Lui, perché comunque essendo un giornalista ha una vita molto frenetica, gli scoop sono sempre lì in attesa, devi solo afferrarli. Lui in questo momento, appunto, avendo la possibilità di avere la carriera compromessa da uno scandalo, capisci che ha la necessità di, ok, io ti aiuto, però anche tu aiuti me.
non è molto propenso perché vede lei appunto molto rigida, molto una donna che vuole avere tutto sotto controllo e probabilmente lui non si sente molto a suo agio e all'altezza della situazione, ma resta folgorato dal fatto che tutte le donne che lui ha incontrato, soprattutto quelle del suo studio, non sono come lei. Il fatto che lui incontri una donna che effettivamente è in grado di fare tutto già da sola, di gestire tutto da sola, lo conquista. E si capisce subito. Lei dall'altro lato mantiene comunque il suo muro di stai al tuo posto, che non ho bisogno di te. La cosa che veramente mi ha intenerito di più sono stati i bambini. Entrambi si rendono conto che la situazione non è facile, però sono bambini. Tu puoi spiegare finché vuoi a un bambino che, perché io me ne rendo conto con Leonardo, che bisogna lavorare perché comunque se si lavora si hanno i soldi e se si ha i soldi si possono fare determinate cose, mentre se non vado a lavorare dovremmo fare molte più rinunce. Però mi rendo anche conto, e mi sono resa conto a maggior ragione guardando questo film, che spesso le cose più importanti sono altre. Purtroppo la società in cui viviamo non ci permette di dare il giusto peso alle cose realmente importanti, che sono gli affetti, che sono le relazioni tra persone e soprattutto l'amore e il rispetto verso i bambini. Perché il mondo dei bambini è ancora un mondo innocente, purtroppo viene contaminato nel momento in cui questo mondo incontra la società. E soprattutto la società del lavoro. La società del lavoro ha delle regole ferree. Non si può prendere con leggerezza perché appunto ti dà la possibilità di sopravvivere, di vivere e di gestirti una vita con premi, ricompense e soprattutto mantenendoti, che non è proprio una cosa da sottovalutare. Ti faccio un esempio, questa settimana c'è un compleanno, ma va, sono in 24 in classe, capita. Purtroppo io ogni volta non riesco a dare la mia conferma immediata perché io ho gli orari che mi vengono dati di settimana in settimana e non mi va nemmeno di giocare con gli orari di lavoro se non per cose importanti, tipo visite mediche, incontri con gli insegnanti, piuttosto che la festa di scuola, perché quella io ci tengo sempre ad andare, perché comunque è una gioia, si saluta alla fine dell'anno, si salutano i compagni, le maestre, quindi a me quello mi piacerebbe esserci. Però per i compleanni io cerco, spero negli orari, però non chiedo di esserci. Anche in questo caso, ovviamente, Leonardo non ci può andare, non va a tutti i compleanni proprio per questo motivo. Io mi rendo conto che quando lo vengo a prendere, cioè lo ritrovo la sera a casa e i suoi compagni sono andati e lui no, ci è rimasto male. Però gli ho spiegato più volte il perché la mamma e il papà devono lavorare. Purtroppo un bambino ha difficoltà a capire che queste cose sono realmente importanti. Perché? Perché magari poi ordiniamo la pizza? Perché magari poi andiamo al supermercato e dai Leonardo, c'è questo giochino che costa solo 2 euro, ti piace, lo prendiamo? Cioè, misuriamo e tamponiamo questi errori con altri che purtroppo non possiamo, no, no, almeno io genitore non riesco a controllare. Sono contenta da un lato e sono orgogliosa del fatto che Leonardo riesce a capire abbastanza bene questo concetto, però mi rendo conto che nei bambini più piccoli è veramente difficile. Poi Leonardo è giustificato dal fatto che forse è fortunato anche per questo, anzi senza il forse, che comunque di genitori ne ha due e si rende conto che entrambi ci siamo per lui nel momento in cui c'è realmente bisogno, che le cose superflue, insomma, essendo appunto superflue, le possiamo gestire in un altro modo. Però
Per un bambino però, come in questo caso del film, che vive una separazione, che vive solo con un genitore perché l'altro ha deciso di andarsene, io capisco che il mondo sia totalmente compromesso. Il suo modo di pensare è falsato dalla realtà che vive. Quindi ho apprezzato veramente tanto questo film, primo perché è una commedia romantica che mi ha anche fatto sorridere, perché diciamocelo, mi ha fatto anche luccicare gli occhi e non per le lacrime, ma per George Clooney, che qua è veramente un tocco di manzo. E perché mi è piaciuto il fatto che, nonostante due persone possono aver la vita purtroppo rovinata dagli eventi, riescono a rimettersi in gioco e a darsi un'altra possibilità, anche se non ti svelo il finale, perché secondo me è la cosa più carina in assoluto di tutto il film, perché appunto decidono di darsi un'altra possibilità e soprattutto di spalleggiarsi. Cioè, questo all'inizio odiarsi, tra virgolette, perché appunto, ti ripeto, due persone opposte tra loro, che però arrivano a capire che è necessario trovare un punto d'accordo, un punto d'incontro per aiutarsi, perché ne hanno realmente bisogno in quel momento. Quindi una commedia stracarina e straconsigliata. Io te la linko sotto ad Amazon, mi raccomando, è fantastica. Fammi sapere se l'hai già vista, hai intenzione di vederla e quant'altro. Io, come al solito, con un enorme bacione, ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!